La semifinale playoff tra Torrese ed Alba Adriatica termina dopo 120 minuti di gioco ed infatti ci sono voluti i supplementari per decretare la vincitrice di questo combattutissimo match. I 90 minuti regolamentari hanno regalato poche emozioni. Evidentemente le due squadre sentivano il peso di una partita che poteva indirizzare la stagione in modo definitivo. Alla fine festeggia la Torrese che, malgrado il vantaggio del doppio risultato, ha portato a casa la partita dopo il gol vittoria siglato da Pietro Paolo con una conclusione leggermente deviata da Schiavoni. Nel finale, attimi di nervosismo in campo e fuori, ma una partita del genere era troppo importante per cercare di trovare animi tranquilli all'interno del comunale di Castelnuovo. Ma andiamo a raccontare il match. La prima emozione arriva dopo appena 70 secondi con un tiro dalla distanza di Puglia che sfiora la traversa dell'Alba mettendo i brividi a Petrini. Passano 10 minuti e i padroni di casa conquistano un calcio di punizione che Maio va a battere. Il numero 9 trova il giro e la forza giusta, ma la traiettoria è leggermente alta. L'Alba è pericolosissima sul finale quando Jambè sfugge alla marcatura dei giallorossi e mette un pallone velenoso sul secondo palo, dove da prima Miani e poi Foglia non riescono ad intervenire. Il secondo tempo inizia come il primo, cioè con il duello a distanza tra Puglia e Petrini. Questa volta è necessario l'intervento del numero 1 Albense, che compie un vero e proprio miracolo per evitare lo svantaggio. Rivediamo. Passa qualche minuto e ancora Puglia cerca di sbloccare la partita, ma il suo destro, seppur pericoloso, finisce alla destra della porta rossoverde. Il finale non regala emozioni, come non regala emozioni il primo tempo supplementare. Nella seconda frazione, invece, la tensione è palpabile e i cartellini gialli cominciano a fioccare. Ma quando tutto sembrava far presagire un pari a reti bianche, arriva la stoccata di Antonio Pietropaolo, che trova la leggerissima deviazione di Schiavoni, che inganna Lorenzo Petrini. A quel punto l'Alba cerca di assediare l'area giallorossa, ma i ragazzi di Cristofari reggono bene l'impeto dei rossoverdi. Il compito più difficile è quello di Sergio Bruno, intento a bloccare con un paio di uscite in presa aerea i cross degli albensi. Prima del triplice fischio, battibecco in campo tra Pietropaolo e Di Nicola. Il direttore di gara varanese di Chieti vede assolutamente tutto e sventola ad entrambi il cartellino di colore rosso. Poi è solo festa Torrese, che con merito, nel computo soprattutto dell'intera stagione, va ad affrontare la finale contro il San Buceto. All'Alba il grande applauso per aver ancora una volta sfoggiato campioni in erba, capaci di ritagliarsi uno spazio importante in un campionato difficile come quello dell'eccellenza abruzzese. Con mister Cristofari innanzitutto complimenti, sicuramente non è stata la partita più bella dell'anno né da parte della Torrese né da parte dell'Alba, tanto nervosismo, ma l'ho detto in telecronaca diretta, in una partita del genere ci può stare. Beh sì, in una partita in cui ci si gioca una stagione sicuramente il bel gioco magari non è la cosa più importante. È stata una partita difficile, lo sapevamo, loro sono venuti a fare la loro partita con le loro caratteristiche, ci hanno messo in difficoltà, noi abbiamo provato a rispondere, eravamo un pochino contratti, ripeto, la tensione della gara secondo me ci ha giocato un brutto scherzo, però siamo riusciti a portarla ai supplementari, lì loro sono calati un pochino fisicamente, noi abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo trovato l'episodio del gol e credo che abbiamo passato il turno meritatamente. A proposito di condizione atletica, quella mentale c'è, nel senso che una partita del genere naturalmente non va stimolata e non va stimolata la finale, ma benzina nel motore c'è oppure durante la settimana c'è da fare un lavoro diverso rispetto a quello che è stato fatto in questa settimana? No, veniamo da diverse settimane, dato che abbiamo acquisito il secondo posto con una settimana d'anticipo, poi c'è stata la sosta, quindi abbiamo lavorato parecchio. Credo che bisogna lavorare un pochino di più sulla brillantezza, darci un pochino più di tempi morti e quindi cercare di fare meglio, però secondo me abbiamo una condizione giusta sia mentale che fisica e quindi affronteremo la finale nel migliore dei modi. Stanotte dorme meglio Cristofari o dorme male Antonio Pietropaolo? Antonio dormirà sicuramente male, dentro gli spogliatoi insomma, è sconsolato perché comunque sa di aver commesso una leggerezza, ci costringerà a fare a meno di lui per una partita importante e quindi prima di tutto mi dispiace per lui perché per noi è un giocatore importante, fondamentale, quindi per me sarà difficile fare le scelte, ma sicuramente la squadra risponderà al massimo per cercare di sopperire la sua mancanza. Quanto fa paura il risultato dell'altra semifinale? Beh sì, adesso sono andato a leggere il risultato, insomma mi ha un po' impressionato perché in una semifinale contro lo Spoltore che reputavo secondo me la squadra che arrivava meglio a questi playoff, un risultato così roboante insomma non me l'aspettavo, noi prendiamo atto della forza del San Buceto,
con il massimo rispetto, ma sicuramente anche loro dovranno tenere rispetto di questa compagine, e quindi sicuramente uscirà una bellissima finale sabato. Secondo Cristofari sarebbe più giusto, sarebbe più regolare giocare su un campo in erba naturale o su un campo in erba sintetica, perché ora casomai il dubbio è questo da qui alla prossima settimana. Io credo che entrambe le squadre abbiamo fatto tutta la stagione su campi sintetici, probabilmente la federazione ci farà giocare su un campo sintetico, probabilmente credo che sia la scelta più ovvia. Con Massimo Ovalà avete dato tutto fino al 125esimo minuto, qualche rimpianto da parte vostra o un rimpianto che va al di là delle questioni tecniche? No, assolutamente, nessun rimpianto, anzi abbiamo fatto un grande applauso ai ragazzi per l'impegno, per la grande prestazione che abbiamo fatto oggi. Eravamo un po' stanchi, si è anche visto in campo, però ripeto, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, e quindi nessun tipo di rimpianto. Noi abbiamo fatto un ottimo campionato, siamo felicissimi della crescita dei nostri ragazzi, quindi ecco, meglio di così non poteva andare. Infatti in telecronaca ho detto proprio questo, è in chiusura di servizio, che l'Alba insomma ha fatto un grande campionato e sta insegnando calcio a tanti ragazzi che sono già pronti per campionati difficili come quello dell'Eccellenza abruzzese. Sicuramente questo è un campo che quest'anno è sfortunato, vista anche la finalissima con l'Arena Toguri angolana nel girone juniores. Sì, diciamo, ecco, la crescita, come hai detto benissimo tu, dei ragazzi c'è stata grazie al mister, al lavoro dei tecnici, ma anche al supporto societario che, ecco, dopo la sconfitta venuta a tavolino con il Penne, abbiamo avuto anche qualche piccolo trauma da un punto di vista psicologico. Il mister è stato bravissimo a ricompattare tutti, a ricompattare i ragazzi, e la società è stata brava a stare vicino sia ai tecnici che ai ragazzi. Poi noi avevamo un progetto a inizio stagione, il progetto è stato ampiamente rispettato, questo per noi era un di più, e sono veramente felice di far parte di questa società, di questo gruppo, e speriamo, ecco, per l'anno prossimo di poter sempre mettere dei ragazzi nuovi e farli crescere come abbiamo fatto quest'anno. E questo campionato può insegnare, questo playoff può insegnare, sì, giusta la politica dai giovani, ma con qualche piccolo innesto di senior con esperienza, l'Alba può davvero sognare un salto di categoria. Ma noi, ecco, adesso finito il campionato dobbiamo ricompattarci come gruppo, ecco, perché è sempre una sconfitta, quindi adesso faremo delle riunioni societarie, vediamo quali saranno i programmi per l'anno prossimo, ma credo di poter anticipare che sarà, ecco, sicuramente un campionato come quest'anno, cioè fatto di prettamente di ragazzi e con qualche adulto. Vediamo, ecco, Sacchetti se ripensa a voler giocare ancora un anno, vediamo un attimo, adesso è prematuro parlare dei progetti. Qui ci puoi mettere bocca anche tu. Sì, ci potrei mettere bocca, ma la scelta è sua, e quindi ecco, la scelta è sua. Secondo me potrebbe ancora giocare, perché lo dimostra domenica per domenica, però ripeto, è una scelta sua, magari lui ha anche altre ambizioni, altri progetti per il suo futuro. Vediamo un attimo quello che sarà il futuro di tutti quanti.